Si è tenuto a Roma lo scorso 16 luglio, presso l'hotel Excedra, il primo convegno nazionale Economia del Sole, la sfida delle rinnovabili, promosso dalla Fondazione Univerde. Durante i lavori si è discusso, insieme agli operatori di settore, delle opportunità legate al tema dell'energia solare, dall'analisi dei trend di riduzione dei costi industriali di produzione del fotovoltaico e del termodinamico, al raggiungimento della grid parity, ovvero l'insieme di condizioni economiche caratterizzate dalla coincidenza del costo del fotovoltaico con il costo del kilowatt prodotto da fonti convenzionali, fino al futuro del prossimo conto energia. Tra i relatori anche l'amministratore delegato della Italgest, società leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili, Paride De Masi, che ha parlato del suo ultimo lavoro editoriale, critica della ragion fossile. Sono degli aforismi sulla sostenibilità dell'ottimismo. È un libretto che mette insieme tanta rassegna stampa, tante opinioni, tante considerazioni, soprattutto scientifiche, e divide in pagine nere e pagine verdi, le pagine nere dei pessimisti e le pagine verdi degli ottimisti. Alla fine è inutile dirvi, prevale l'ottimismo, perché l'ottimismo è sostenibile. La Fondazione Univerde persegue lo sviluppo di un'ecologia dell'ambiente strettamente connessa all'ecologia della persona, in tutti i suoi aspetti. Ciò che occorre è un approccio olistico, interdisciplinare, insieme umanistico e scientifico, per rispondere operativamente alle gravi emergenze ambientali ed avviare una vera e propria rivoluzione ecologista della società. Come afferma Gabriele Laporta, direttore di Rai Notte, a cui abbiamo chiesto se e in che misura il ruolo della televisione è importante per educare. Assolutamente fondamentale, fondamentale. Solo che ci vuole una cultura dell'ambiente, una cultura che presuppone anche all'interno dell'ambiente gli uomini. Insomma, se gli uomini non vivono bene in un ambiente disomogeneo, poniamo delle periferie terribili, è anche vero il contrario, ovvero sia che non ci può essere un'economia e un'ambientale serena quando gli uomini all'interno, quindi il precariato, sono assolutamente infelici, che vorrebbe vedere. Obiettivo della Fondazione Univerde è quello di acquisire e diffondere conoscenza per contribuire alla libera crescita delle coscienze e per contrastare le campagne di manipolazione dell'ambiente umano e di predazione di quello naturale. Gli ambiti di studio della Univerde vengono riassunti in quattro facoltà, che prendono nome dai quattro elementi fondamentali dell'ambiente naturale umano: acqua, aria, terra e fuoco. La Fondazione Univerde è stata promossa da Alfonso Pecoraro Ascanio, già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, impegnato a promuovere la riconversione ecologica della società e dell'economia con la promozione di leggi e provvedimenti a favore dell'ambiente in sede nazionale, internazionale e locale. Questo primo grande convegno nazionale della Fondazione Univerde ha un obiettivo molto semplice, quello di costruire in questo settore del solare una rete di supporto alla riconversione ecologica della nostra economia e soprattutto anche, se vogliamo, avere la soddisfazione dei risultati, perché grazie al conto energia che io ho varato nel 2007, in Italia il fotovoltaico installato è passato da 50 MW a 500 MW in 2 anni, mentre dal 93 fino al 2006 era rimasto bloccato a numeri risibili. Siamo un paese che è tutto dentro lo sforzo che la vecchia Europa fa di essere all'avanguardia del campo della valorizzazione delle possibilità energetiche alternative. C'è ancora molta fatica da fare, mi sembra che la buona volontà c'è, per ora non ci sono ancora numeri che diano il senso di un cammino che è già premiato dalle scelte dei cittadini. Il nostro obiettivo è premere sul governo e fare in modo che, al di là delle differenze totali di opinioni che abbiamo sul nucleare, però questo non significa che si blocca lo sviluppo del solare, perché noi siamo convinti che se si continua a sostenere l'industria del solare alla fine si capirà ancora di più che la scelta del nucleare non ha futuro, e quindi noi speriamo che al più presto ci sia una chiara rinuncia e la presa d'atto che le regioni non possono accettare e le popolazioni locali men che meno delle centrali nucleari nel 2010, nel 2020. Quando poi saranno costruite. In questo scenario aumenteranno in un prossimo futuro le professionalità necessarie a gestire il cambiamento verso un'economia sostenibile, nel rispetto dei diritti delle generazioni future e degli ecosistemi. La diffusione di una nuova e più ampia coscienza ecologica è cruciale per il futuro della Terra e insieme dell'umanità.